Benvenuti in un nuovo episodio di Test & Tell, io sono Federica e oggi andremo a testare insieme il liquid eyeliner firmato House Lab. All'interno ci sono 1.0 ml di prodotto ed è disponibile in due colorazioni, un bel nero intenso chiamato Punk e un marrone scuro chiamato Whisky. Potete trovarlo sia su Amazon al prezzo di 18,21 € che sul sito ufficiale House Lab a un prezzo di 20 €. Qui sotto nell'info box vi lascio sia l'inci del prodotto che il link appunto dove poter reperire l'eyeliner. Parliamo un attimo del pack primario del prodotto. È in plastica, nero opaco, molto semplice, molto leggero. E l'unico dettaglio un po' particolare è appunto il tappo che finisce con questa forma piramidale. Per quanto riguarda l'applicatore dell'eyeliner e quindi la punta, è in feltro, non in setole, risulta lunga e più grossa verso la base. Ma adesso vediamo cosa promette il sito. Padroneggia con disinvoltura l'arte dell'eyeliner. Il liquid eyeliner si applica con estrema facilità. La formula a rapida asciugatura scorre sugli occhi senza tirare o sbavare, lasciando un colore nero intenso che tiene per tutto lo show e oltre. Basterà premere la punta flessibile con più energia per creare l'appariscente, inconfondibile effetto gatto di Lady Gaga. Adesso passiamo all'applicazione. Come potete vedere, l'eyeliner scivola abbastanza bene, il colore è super nero con un effetto vinilico. Bene ragazzi, sono le 16:40 e io direi che è il momento di iniziare il test. Allora, sono le 19:45, questo è il primo aggiornamento, appoggio il telefono. Allora, io nel frattempo ho girato un video sempre per Test & Tell, poi ho preparato la valigia e sono venuta qua a casa dei miei genitori, che appunto starò qui per un po' per passare appunto le feste, ho detto appunto un sacco di volte per passare le feste insieme perché non li vedo da un sacco. E niente, le condizioni dell'eyeliner vi faccio vedere. Mi sembrano abbastanza ottime, vi mostro anche l'altro occhio. Tra l'altro prima ho anche lacrimato un pochino perché qui c'è un sacco di vento e quindi insomma mi ha un po' stimolato la lacrimazione, ma cioè, l'eyeliner è in perfettissime condizioni, quindi direi che ci aggiorniamo dopo. Allora ragazzi, sono le 22, le 22 spaccate, questo è il secondo aggiornamento. Io nel frattempo ho giocato un po' con il cagnolino che c'è qua a casa dei miei, che è veramente un tornado, peggio di dado, e poi ho anche cenato e appunto si sono fatte le 10. Ma l'eyeliner resiste ancora in perfette condizioni, impeccabile. Adesso avvicino pure la camera. La luce non è delle migliori, ma comunque si può percepire che non è sbavato, non ha colato, è veramente perfetto. E questo appunto è l'altro occhio. Io penso che adesso mi rilasserò un attimino e poi ci vediamo dopo con il terzo e ultimo aggiornamento perché voglio fare una prova estrema. Eccoci ragazzi con l'ultimo aggiornamento, sono le mezzanotte e 02 ed è giunto il momento di fare il test estremo che vi ho accennato prima. Dal momento che sul sito c'era scritto che appunto questo era un eyeliner waterproof, io direi di sbatterci completamente l'acqua in faccia per vedere se appunto l'eyeliner waterproof oppure no. Anche perché, cioè, come si testa un eyeliner se non così? Oh mio Dio, un po' di ansia. Ci siamo. 3, 2, 1. Oddio. Oh mio Dio, raga. Mi pare che abbia resistito. Io sono completamente fradicia, però abbia resistito abbastanza bene. Che dite? Creator bagnata, creator fortunata? Non si sa, vi lascio comunque le considerazioni finali. Eccoci qua con le considerazioni finali. Allora, che dire? Come avete visto, ho tenuto sull'eyeliner per circa 8 ore, non mi ha tirato, non ha colato, non si è sgretolato, insomma, nonostante poi io mi sia bagnata completamente il viso con l'acqua. L'eyeliner ha resistito benissimo e quindi io posso tranquillamente dire che è un eyeliner perfettamente waterproof. Il colore invece il sito lo definisce nero opaco, ma per me non è un nero opaco, anche perché potete notarlo anche voi che quando appunto la luce riflette sull'eyeliner fa un po' riflesso, quindi ha un po' un effetto vinilico, quindi non è perfettamente opaco. Però sinceramente, essendo che io utilizzo eyeliner solo ed esclusivamente in penna, sono un po' abituata a questo effetto luce.
lucidino. Una cosa che mi piace tantissimo di questo eyeliner, come avrete già intuito, è la durata, ma anche la durata all'interno del pack, perché io ho sempre avuto problemi con gli eyeliner in penna che dopo un po' di tempo appunto si seccava il prodotto, si seccava la punta, il prodotto non usciva più o usciva a metà, quindi insomma ho sempre avuto e riscontrato problemi da questo punto di vista. Invece con questo eyeliner, che io tra l'altro l'ho acquistato mesi fa, stiamo parlando di circa 4 mesi fa, ancora scrive veramente benissimo sia la base della punta che appunto la parte superiore. Inoltre un'altra cosa che mi piace tanto è che scrive veramente su qualsiasi base, che sia un ombretto, che sia un primer, che sia un glitter, scrive veramente su qualsiasi texture, e questa per me è veramente una cosa molto positiva. Ma io sono curiosa, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete testato questo prodotto, cosa ne pensate, o se incuriositi da questa recensione lo acquisterete. Inoltre vi ricordo che qua giù vi lascio il link per seguirci anche su Instagram, perché lì siamo super super attivi, e se non ci seguite ancora qui su YouTube mi raccomando fatelo per non perdervi nuovissime video recensioni. Io vi mando un grosso bacio e a presto!